Buongiorno, ciao, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come va? Come va, cari? Tutto bene? Grazie. È una commission privata che sto facendo per un ragazzo che è basata su uno dei miei personaggi. Praticamente mi ha chiesto di rifare la copertina di questo mio fumetto però su carta, perché la copertina l'avevo fatta in digitale sulla Cintiq e adesso devo farla tutta su carta e mi sto un po' caccando addosso perché è tosta, è tosta. Abbastanza, cioè scoglionati mi sembra l'aggettivo giusto per tutta la situazione. Abbastanza. La cosa che mi fa girare le balle a me della situazione è che, cazzo, nei film le robe post-apocalittiche sembrano tanto divertenti sotto alcuni punti di vista, invece nel mondo vero è noiosa pure quella, quindi figurati. Cioè, siamo talmente sfigati che non siamo neanche capaci di fare una bella apocalisse, cazzo, con gli zombie o qualcosa di bello. Invece no, una malattia di merda tipo febbre, una bella influenza. Vabbè, è andata così. Però potrebbe sempre andare peggio. Ah, fin fine. Ma inizierò a preoccuparmi quando i morti si rialzeranno. Mettiamola così. Ma più che altro, no, a parte gli scherzi. Cioè, a me più che il virus fa paura la gente. Perché se la gente avesse un cervello, il virus sarebbe stato forse meno impattante. Cazzo, immagino, Madonna. Anche un mio amico l'ha avuto. Comunque parlavamo tutti i giorni, mi spiegava come stava, eccetera, eccetera. Bruttarella, bruttarella, cazzo. Facciamo tanto i contorni delle mani. Ah, purtroppo cazzo. Ma anch'io, sai che anch'io ero tutto preso bene dalle fiere, eccetera, eccetera. Mi ero detto a fine 2019, boh, quest'anno inizio ad andare a tante fiere, a partecipare, a fare comunque un po' parte dei giri, bla bla bla.
Tutto distrutto, tutto. Covid, distruzione, morte. E vabbè. Oh, poi secondo me alcune cose positive le sta portando. Perché comunque purtroppo l'italiano secondo me aveva molti problemi a livello di servizi online, eccetera, eccetera. Quindi nella sfiga diciamo che ha un po' svecchiato alcuni tipi di mentalità, secondo me. Vedi, tipo, alcune cose sono comode, per farti un esempio, anche le lezioni tramite lezioni online, eccetera, eccetera. Quelle sono innegabilmente comode, le facevano già in tutto il globo, noi in Italia eravamo praticamente gli unici che no, come al solito. E quindi qualcosina di positivo anche per stare un po' su di morale, secondo me bisogna trovarcelo. Nonostante tutta la situazione sia una merda, chiaramente. Bah, adesso, ma progettare il futuro adesso boh, credo impossibile e inutile praticamente. Ora come ora almeno. Però è bello anche vivere la giornata. Cioè, a me piace comunque. Anzi, piaceva. Che adesso, quando bene o male devi gestire 500.000 robe, vivere la giornata è tosta. Cioè, più che altro non è tosta, è che arrivi a fine giornata e non hai concluso un cazzo. È un minimo di organizzazione, per quanto io non voglia, non mi piaccia l'organizzazione, bisogna averla, però. Aspetta, cazzo. Ok. Mi sono perso dei commenti. Allora. Ok, ma sì, allora fondamentalmente la cosa bella delle scuole, secondo me, è quella, cioè il potersi confrontare con. Soprattutto con i compagni di classe, secondo me, perché con i professori è sempre un po' difficile, però chiaramente dipende da che scuola frequenti. Io tipo alla scuola di comics che ho fatto qua a Reggio Emilia, i professori erano molto, molto, molto easy, mettiamola così. Ti facevano, diciamo che ti sentivi parte del gruppo. E potevi parlare molto tranquillamente con loro, eccetera, eccetera. Mi ricordo le superiori quando le facevo io, non era fattibile. Cioè, era proprio ai professori non ne sbatteva un ben amato cazzo. E quindi dipende sempre dai contesti. Però sì, e poi quella era la cosa bella delle scuole. Che adesso ovviamente non si può. Che poi anche nelle fiere la stessa cosa. Io sono tipo ormai 3-4 anni che le fiere non le faccio più da spettatore consumatore, mettiamola così. Quando vado in fiera è per lavorare, quindi sto tutto il giorno al mio tavolo, al mio stand, chiamiamolo così. E per tutto il giorno comunque chiacchieri con le persone, sia gente che conosci già, sia gente nuova, e quella è proprio la cosa che mi manca più di tutte, perché io con le robe che faccio attiro sempre un certo tipo di lettore e è praticamente sicuro al 100% che con quel lettore ci vado d'accordo. Cosa è greve, Alessandro?
Allora, il mafia, sai che non lo so se c'è ancora, perché io non ho mai frequentato. Io sto abbastanza fuori Reggio Emilia, so, io sto tipo sperduto nelle colline, eccetera, eccetera. Quindi la vita mondana della città l'ho vissuta poco. E poi bene o male per quello la musica che ascoltavo io all'epoca non penso fosse il mio locale. Io andavo ogni tanto al Vampiria, che era tutto sto mega locale di gotici, metalloni, eccetera. Oppure giravo per le birrerie, quelle molto, molto tranqui. Sì, la scuola di Reggio è parecchio valida secondo me a livello di insegnanti e tutto. Io ho avuto Scalera tra gli insegnanti, ho avuto della gente della stramadonna proprio prima. Io ho avuto Scalera praticamente prima che esplodesse in tutto il successo che ha adesso. È molto figo, è molto figo. Poi comunque con tanti sono rimasto in buoni rapporti anche adesso. Perché il brutto di alcuni è che una volta che hai finito di frequentare il corso, cioè, non ti cagano più, non esisti più praticamente. Invece con altri è bello perché magari hanno visto che, boh, che hai veramente la voglia di fare fumetti, eccetera, eccetera. E quindi ci si sente ogni tanto, bla bla bla. Diciamo che ci diventa un po' di più di semplici colleghi, ecco. Padova con un paio di ragazzi mi sa che ci sono andati. Ma non ne sono sicuro. Uno sicuro, uno ne sono abbastanza certo, l'altro potrebbe essere, ma non mi ricordo. Padova merda, ecco, perfetto. Mi dissocio ovviamente da tutta questa cosa. No, non so effettivamente, perché poi il resto delle scuole non ho mai guardato chi fa insegnanti o altri. Facevo la mia, so che nella mia c'erano insegnanti top, quindi ero contento. Ho avuto Camuncoli come insegnante, ho avuto Scalera, ho avuto Landini, ho avuto Buffagni, ho avuto Bacilieri come insegnante, quindi cioè roba non male, non male. Poi chiaro, alcuni sono più portati per l'insegnamento, altri un po' meno, però oh, questo. Se una roba un sacco personale ci sta. Poi tra l'altro faccio un piccolo spoiler, forse inizierò anche io il prossimo anno a fare l'insegnante, quindi spero di avercela sta roba dell'insegnamento. Anche perché secondo me è una roba molto bella da fare. Mi è capitato qualche anno fa di fare dei mini corsi di fumetto alle scuole medie qua in un paese vicino dove abito io, e insegnare è veramente parecchio figo, dà un sacco di soddisfazione nonostante avessi dei bimbi praticamente, perché bene o male ho avuto quasi sempre terze medie, quindi pre-teenager praticamente, chiamiamola così. Nonostante fossero molto piccoli, molto, molto giovani, eccetera, è sempre stato veramente figo. Quindi non oso immaginare con gente più grande, che magari ha un certo modo di interfacciarti con te, che magari ti spinge anche a fare riflessioni che non avevi mai fatto. Infatti spero sia fattibile la cosa perché mi interessa un sacco. Così vado a insegnare le due stronzate che ho imparato in questi anni e gli diamo senso. Ma guarda, a me piacerebbe, guarda, per l'anno prossimo mi piacerebbe effettivamente organizzare dei corsi o in giro anche volendo. Mi piacerebbe veramente tanto.
Adesso vedo se la cosa va in porto, mi piacerebbe organizzarla anche in giro per l'Italia appena si potrà. Sempre sono bravo a fare il. Se me la cavicchio a fare l'insegnante, se no anche no. Vedremo come si svilupperà la cosa. Grazie, grazie, crepi il lupo. Uff. Queste commissioni ribelline. Quest'estate forse riprendono le fiere alcune, tra l'altro, mi sembra. Una a Modena, se tutto va bene a luglio, dove dovrei esserci. Spero, anche perché ne ho veramente voglia. Ah, guarda, tra le cose cioè, tra le cose tecniche del fare fumetti, probabilmente l'inchiostrazione sarebbe quella che mi piacerebbe più fare. Perché mi ricordo che anche all'epoca quando frequentavo la scuola era praticamente la roba che preferivo. L'idea che ho proposto è quella di fare un mini corso sull'autoproduzione, dato che bene o male mi sto specializzando in quello. E credo di cominciare ad avere un po' di robe da dire sulla cosa. Per adesso mi piacerebbe su quello, anche perché non voglio che l'insegnamento diventi la mansione principale, ecco il mio lavoro principale. Però se dovesse capitare, cazzo, anche sull'inchiostrazione le farei più che volentieri, ma parecchio più che volentieri. Sì, esatto, perché c'è cioè, chi insegna bene o male nelle scuole tutti sono buoni a fare il loro lavoro, tutti sono bravi a disegnare, eccetera. Però insegnare è un'altra roba. Insegnare è proprio un'altra roba. Però c'è una cosa che secondo me è bella. Anche perché. La devi prendere, secondo me, come dire, non devi pensare che è solo un lavoro, ecco, o che è una roba che fai solo per portare la pagnotta a casa, eccetera. Cioè, hai un sacco di responsabilità, cazzo. E quindi come dire, è difficile trovare le parole, però devi trasmettere un certo tipo di amore, anche un certo tipo di. Devi trasmettere tante cose. Io ho avuto insegnanti che lo facevano solo per la pagnotta e che mi hanno fatto odiare certe discipline. Cioè, per farvi un esempio, in terza, senza fare nomi, in terza scuola di fumetto ho avuto un insegnante per il trimestre di progetto francese. Che era un po', senza essere volgare, era un po' così, mettiamola in maniera easy.
che mi ha fatto proprio odiare il mercato francese. E per almeno un paio d'anni mi sono rifiutato di calcolare tutta quell'area di mercato, eccetera, eccetera. Poi anche lì c'è da fare un sacco di altre postille, nel senso, io se dovessi insegnare vorrei sapere dai miei alunni che tipo di percorso vogliono prendere, nel senso, all'epoca della scuola di comics quando la facevo io almeno, poi adesso non so se è cambiato o meno, loro ti insegnano giustamente come fare il disegnatore, ecco, mettiamola così. Io invece vorrei sapere dall'alunno se vuole fare il disegnatore o vuole fare l'autore, che sono due cose parecchio diverse. C'è proprio tutto un percorso di pensieri veramente diverso dietro. E saperlo aiuta, cioè proprio anche a te insegnante aiuta saperlo. Chiaro che se uno vuole fare l'autore completo gli insegno un certo tipo di roba e un certo tipo di approccio. Se uno vuole fare il disegnatore e basta, tipo lavorare per Bonelli, Marvel o quello che è, devi avere un altro tipo di mentalità. Sto dicendo parole a caso che non so se sono giuste, perché sto concentrato qui e sono anche concentrato in quello che devo dire, è difficile, non sono più abituato. Però spero che comunque sia comprensibile quello che dico. Ma Cardi è un mostro. Lui l'ho conosciuto di persona qualche anno fa, che era venuto qui a Reggio quando era uscito la ristampa di Ciambara della Bao. E ci ho scambiato qualche parola lì, è un mostro. Oh, meno male, perfetto. Ma non sono rincoglionito del tutto ancora. No, più che altro sono robe che dico perché le ho vissute io in primis. Cioè io quando andavo a scuola l'obiettivo era quello di fare il disegnatore, quindi lavorare per Marvel, eccetera, eccetera. Poi arrivato in terza ho cominciato a scoprire tutto un mercato comunque e mi sono appassionato a, chiamiamole, le graphic novel, chiamiamole così, anche se è un nome che mi fa un po' girare le balle, ma vabbè. E a guardarmi indietro, se avessi avuto a scuola qualcuno che avesse usato un certo tipo di insegnamento, avrei avuto molti meno problemi. Hanno suonato il campanello, ma non risponderò. A meno che non sia il corriere, aspettate che guardo se è il corriere. Me frega niente. E all'epoca avrei voluto che mi avessero insegnato un certo tipo di cose. Avrei fatto molto meno fatica dopo. Anche perché giustamente ti insegnano le basi giuste dell'anatomia, della prospettiva, eccetera, eccetera. E io volevo fare delle robe dove quel modo giusto di disegnare andava contro a quello che volevo esprimere, e quindi tipo ho dovuto fare il percorso indietro, mi sono dovuto dimenticare delle robe che è parecchio più difficile rispetto a impararle, che però è giustissimo impararle, per l'amor di Dio, però dipende, uno deve fare il suo percorso, secondo me ogni disegnatore deve fare il suo percorso senza essere influenzato da tutto il resto, da insegnanti o altro. Bisogna essere un po' più aperti, ecco, secondo me. Poi magari adesso sono cambiate le robe, non lo so. Perché io andavo a scuola che era il 2000 e ho finito nel 2013, sono quasi passati 10 anni, il mondo del fumetto e anzi sia il mondo del fumetto che
modo in cui il fumetto viene inteso, sono cambiati parecchio. All'epoca, quando andavo io, che facevo fumetti, era ancora lo sfigato che mi ha preso per il culo. Adesso, minchia, fare fumetti è una roba da gente fica. Grazie. E niente. Se mai capiterà di fare l'insegnante, sarò severo ma giusto. Sì, anche quello è vero, anche quello è vero, anche quello è vero. Però ti giuro, arrivare a perdere certe cose è stato veramente, veramente tosta. Cioè, tu non hai idea di quanti insulti, di quante bestemmie, di quanti fogli strappati. Perché proprio dopo aver passato tanti anni a disegnare comunque con un certo tipo di anatomia, di prospettiva, eccetera, eccetera, dover disimparare è veramente brutta. Cazzo. È veramente brutta. Però non c'è nessuno che te lo insegna quello. E se ci arrivi dopo è finita. Terribile. Poi un'altra roba che vorrei insegnare agli alunni, una delle prime cose che gli direi è: regà, voi vi state scegliendo un campo di merda, fatto da gente bastarda. Non vi aspettate di trovare lavoro usciti di qua, perché dovrete veramente piangere e pregare le peggio divinità del Pantheon mondiale per trovare il vostro. E quindi tirate fuori le balle da subito e non... Cioè, se non siete sicuri, non fate altro, alla fine non è obbligatorio fare fumetti. Però queste qua sono tutte robe che a scuola purtroppo non ti dicono, o almeno non ti dicono tutti. Essendo comunque per la maggior parte scuole private, sono molto 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 buoni. Mettiamola così. Invece no, secondo me un po' di brutalità ci vuole. Brutalità, una dolce brutalità. Poi il bello è che per fare fumetti, secondo me, più che le qualità prettamente tecniche, e quindi magari usare il pennello nella maniera giusta o avere un disegno super mega fotonico, perfetto, incredibile, tutte queste robe qui. Bisogna essere furbi, bisogna essere efficaci e soprattutto, porca puttana, bisogna avere del buon gusto, un minimo. Quindi bisognerebbe insegnare anche il buon gusto, secondo me. Perché io vedo roba pubblicata anche da editori grossi che è un insulto all'intelligenza umana, secondo me. E quindi a scuola bisognerebbe insegnare anche quello. A capire cosa è oggettivamente bello perché l'oggettivo esiste. Cioè che, per farvi un esempio, che Toppi, Breccia e tutta quella gente lì erano dei cazzo di geni assoluti, inarrivabili, quella è oggettività. Poi dopo c'è tutta la questione dei gusti e va bene, perché magari a uno gli può anche pur far cagare Toppi. Però oggettivamente devi saperlo che è una roba fuori di testa, inarrivabile. E invece purtroppo i gusti entrano spesso, diciamo che contagiano spesso tutta la cosa, secondo me.
Queste qua sono tutte poi menate mie, che robe a cui ho riflettuto io nel corso degli anni, che magari sono delle stronzate, però io, boh, a me piace delle stronzate nel caso, e quindi... Beh, io queste mani potrei farle, no? Potrei colorarle di nero semplicemente col pennello. No, no, bisogna tratteggiarle, fare riempire tutti gli spazi con questa, chiaramente. Bisogna soffrire mentre si disegna, se no non vale. Altra regola fondamentale praticamente, soffrite, se no i disegni vi vengono brutti. Uff. Io come sempre finirò questo album, così viene mezz'oretta di live giusto giusto. Io ho detto qualche cazzata, siamo tutti contenti. E questa live la tengo, me la salvo e la ripubblico. E tra l'altro poi ultimamente ho scoperto una gran passione per fare lettering, tra l'altro, anche a mano. E anche quella è una roba che bisognerebbe insegnare un sacco a scuola. Che il lettering è quella roba che in una tavola può essere disegnata perfettamente a livelli incredibili, ma se il lettering è... la tavola muore completamente. Boia, se c'è gente che disegna la merda, madonna. Io se ti dico che quando vado in libreria, tipo in Feltrinelli e così, io mi vergogno, eh. Mi sale dentro un senso di sconforto gigante. Poi chiaramente bestemmio, mi incazzo un po'. Una volta mi incazzavo di più, adesso meno. Adesso quello che c'è di brutto, cioè quello che non reputo meritevole, non lo guardo. E basta, anche perché si spreca tanto di quel tempo a guardare la merda. No, no. Grazie. Poi fortunatamente chi fa roba un po' di dubbio gusto, alla lunga viene poi, penso, schiacciato e dimenticato, secondo me. Spero almeno. Raramente la gente si ricorda dei mediocri, ecco, quindi diciamo che nutro un po' di fiducia per quello. Infatti, esattamente, Bacciglieri super mega top, cioè lui non gli puoi proprio dire niente. Lui ti potrà non piacere magari a qualcuno, ma non gli si può dire niente. Poi a me piace un botto, eh. Come dicevo prima, ce l'ho anche avuto come insegnante, ma mi ha insegnato una madonna di robe, uno che ha una cultura in fumetti pazzesca, pazzesca. Ed è uno che sa fare l'insegnante. Praticamente le lezioni di Bacciglieri sono quelle che mi mancano di più a scuola, perché era proprio bello, cioè mi piaceva proprio stare lì ad ascoltarlo. Che erano poi lezioni praticamente sulla storia del fumetto, erano praticamente, quindi cioè wow, top, ciao, avrei voluto cazzo registrarle tutte.
Ciao caro, come ti spiace come sta venendo? Dopo ci ti mando le foto. Sei contento? Sono contento anche io. Io mi sto divertendo. Top, sono contento. Grazie. Dopo faccio tutte le rocce dietro, finisco un po' qualche dettaglietto. Voglio scurire alcune parti. Grazie, grazie mille. Grazie. Dai, quest'anno mi sa che ci torno nello spazio col nostro cavaliere. Mi manca un po'. Sì, su Telegram dopo posto anche la versione scansionata, tutta bella a posto. Magari facendo il confronto con quella in digitale. Anzi, poi nei prossimi giorni su Telegram, tra l'altro, parlerò anche di tutto il piano pubblicazioni di quest'anno. Che sto studiando un po'. Sto, diciamo, pianificando gli obiettivi di quest'anno, il 2021, e quelli del prossimo anno. Già, sono già focalizzato anche sul prossimo anno. Nei prossimi giorni su Telegram ne parlo. Che l'obiettivo è quello di restare indipendente fino alla morte proprio. Che ho avuto a che fare anche ultimamente con... No, vabbè, lasciamo perdere. E veramente, se no, mi sale l'olocausto dentro. Sì, concordo. Poi tra l'altro mi ricordo che all'epoca avevo poi anche iniziato ad appassionarmi a tutti i fumetti dell'EC Comics, fumetti americani horror e fantascienza anni 50. Mi ricordo che quando c'era stata la lezione su quello, io ero tipo esploso. Cioè, era la perfezione proprio. Sono il numero uno degli influencer io ormai. Oh, il cazzo. Potrebbero qualche casa editrice potrebbe mandarmi qualche fumetto gratis. Ma hanno paura, secondo me. Ho letto stanotte. Ho anche fatto una foto, mi sembra, nelle storie qua su Instagram. Ice Cream Man, che è praticamente questa miniserie americana che cazzo ho visto spammato ovunque, capolavoro incredibile, bellissima, eh? E io quando ho letto il soggetto, cioè tutta la sinossina, ho detto, oh, bello cazzo, perché praticamente ogni numero è una storiella a parte che ha in condivisione questo personaggio e boh, ok, carino, ma boh. Vedete che non sono io che non colgo i capolavori.
No, in diretta non prendo nessuno, man, perché dopo questa qua la voglio, dopo voglio riutilizzarla e postarla, eccetera. E dopo mi tocca tagliarla. Perché dopo viene il tuo faccione o quello che è sopra o sotto, devo tagliare, stare a impazzirci. Però una volta la organizziamo una live insieme. Che paura che ho preso. Ma avevo letto la sinossi, la sinossi era figa, avevo letto anche qualche recensione, avevo visto anche qualche video recensione, però boh, cioè, secondo me si sta perdendo un po' la bussolina, nel senso, non è che tutti i fumetti che escono dei capolavori, eh? Non siamo la Bao che dicono che ogni libro è imprescindibile. Ops, dissing. Però boh, vabbè, magari è colpa mia, non sono buono. O che ho dei gusti di merda, magari, può essere, eh? Sicuramente ho per alcune cose dei gusti di merda, questo ne sono conscio. Ne sono conscio, ma non me ne vergogno, ecco. Ma in realtà dipende, questi qua sono alieni schifosi, quindi ne posso farne anche 18 se mi gira di falangi. Però sì, le mani sono una roba che proprio farne tre, come dovrebbe essere, è tosta. Mi piace fare lunghissime le dita, cazzo, sempre. Odio e tico quel cazzo di mani di merda, però le disegno così. Questi sono alienozzi, va bene, dai. Io disegno mostri e alieni perché mi sta sul cazzo di disegnare le cose giuste. Questa è la mia. Questa è la mia motivazione vera. Meglio abbondare, esattamente. Abbondare è meglio che deficere, sono d'accordo. Ormai è finita questa penna, rip. Ma che c'è il mio amico Pierre? Ciao Super Pier. Ti sei perso tutta la parte in cui dissavo. Ho dissato un po' di gente. No, non è vero. Però ho tutto un discorso sulle scuole ho fatto prima. Sul buon gusto della gente. No, sul buon gusto di chi vuol fare il fumettaro, non anche della gente. Scuola della gente non mi pronuncio che è meglio. Però te so che mi capisci. Ma parlato un sacco, siete. Poi la prossima volta facciamo lo spin-off anche sui paraculo, man, alla prossima live. Che ridere, man, porca puttana, non si può dire niente, però che ride. Cioè, si ride per non piangere. Ah, ma dopo la ricarico la live, ho fatto tutto un bel discorso sulle scuole, eccetera, eccetera. Cioè, a meno che io gli ho fatto un bel discorso. Poi chi c'era lo potrà confermare nel caso smentire. Tratteggio fiero, man, sempre super tratteggio fiero. Dicevo prima, vedi queste mani qua potevo farle tutte
quindi prendere il pennello, fare tutto nero senza problemi. Invece no, bisogna impazzire, fare gli stronzi e soffrire quando si disegna. Che se non si soffre, le cose non funzionano. Quindi ci mette qua con la penna, tranquilli. Fa un po' di zigzag. Metti, ti ascolta un po' di thrash metal fiero. Sì, bisogna fare così. Tecnica numero uno, per me è quella lì. Sofferenza condita con thrash metal. E via, e non si sbaglia mai. Hai visto, siamo stati super professional. Non abbiamo fatto neanche. Non abbiamo insultato nessuno. Però abbiamo detto le cose come stanno. Siamo stati veramente bravi. Fai bene, man. Io anch'io nei prossimi giorni anche io mi ci metto sopra. Adesso devo fare questa, finire questa commission qua. Devo fare un'altra su Rick e Morty, tra l'altro, non vedo l'ora. Poi devo fare un'altra copertina, tipo quella di Venom che avevo fatto, però su Silver Surfer. E poi forse delle altre, sto aspettando che mi confermino meno. Ai miei non sono a casa. Io di giorno sono a casa da solo. Adesso mio papà è in pensione, quindi sta tipo fuori nel giardino, fa le sue cose fuori. No, ma a lavorare. Io sono in casa da solo. Ma mai fermarsi, me ne è vietato. Io se mi fermo penso tipo impazzisco. Iniziano a prendermi delle crisi depressive. Anzi, poi non sai cosa sta succedendo tutto di. Poi ti faccio una volta, un giorno di questi ci sentiamo io e te in privato e ti racconto tutte le cosettine belle che sto facendo, preparando per i prossimi mesi, anni, secoli, millenni. Ma non potrebbe essere, però fortunatamente non ho nessuno così vicino da sentire la musica. Poi è bassa adesso è molto bassa, ne devo parlare, la uso solo come sottofondo. D'estate, ecco, d'estate mi impegno perché apro le finestre dello studio, metto la musica a palla e lì è già più fattibile che qualcuno chiami la polizia. Però per adesso non l'ha mai chiamata nessuno, quindi. Sì, anche qui, te lo racconto anche a te, tutto appena ci sentiamo. Beh, tu sei già più aggiornato. Tu sei molto più aggiornato, perché adesso non sto dicendo niente proprio per non portarmi sfiga. Però prima fa tutta una ringa, mettiamola così. Il prossimo anno forse. Farò l'insegnante, se tutto va bene, quindi parlavo un po' di come mi piacerebbe fare a me, di come vorrei pormi all'insegnamento. Ho fatto tutto un discorso super mega professionale e bello prima. Dove effettivamente mi hanno detto che potrei anche insegnare inchiostrazione, effettivamente. Che forse è l'unica cosa che sono bravo effettivamente a fare. Ma chi lo sa. Sai che pensavo in questi giorni qua che mi piacerebbe fare qualche video. Mi piacerebbe fare qualche video. Dove mi metto davanti la webcam, parlo, dico un po' di robe. Mi piacerebbe, è una roba che mi piacerebbe parecchio fare. Perché vedo che in sto periodo qua in tanti fumettari hanno iniziato a fare video su YouTube, eccetera. Però sono più che altro interviste ad altri fumettari, eccetera, eccetera, che però la maggior parte delle volte mi sembrano un po' fiacche. Soprattutto poi alcuni intervistano della gente che, boh, ok, va bene.
Però mi piacerebbe vedere qualche altro disegnatore che magari parla di come si muove durante la realizzazione di un fumetto, delle ricerche, di quello che fa, eccetera, eccetera. E stavo pensando di farlo io quasi quasi. Fare video comunque molto easy, molto tranquilli, non scritti, perché no? Dove mi faccio una sorta di scaletta semplicemente di un argomento, parlo di quell'argomento lì per 10 minuti e poi boh, carico video su YouTube, magari tanto il canale ce l'ho. C'è una roba che può interessare, lo faccio. Ho visto un disegnatore americano che lo sta facendo, un ragazzo giovane giovane anche lui, che sta facendo dei mini video su tutti i suoi passaggi, tutte le sue fasi creative, eccetera, eccetera. Li ho visti, sono parecchio fighi, mi sono detto, è bello, cazzo, sarebbe da fare una roba così. Non fa montaggi strani, lui si mette davanti alla telecamera e parla, fine. Ci stavo pensando, mi piacerebbe, certo, se anche l'idea vi fic, quasi quasi, si può provare a fare un esperimento. Tanto la webcam ce l'ho, ho tutto, quindi l'unica è veramente mettersi lì e farlo. Dai, nel caso se lo faccio qui lo linko. Cioè troverò modo di linkarlo. Perché io ancora non ho lo swipe up. Questo è uno degli obiettivi, ecco. Uno degli obiettivi del 2021 è arrivare a 10.000 follower e avere il cazzo di swipe up nelle storie. Io lo esigo lo swipe up. Lo voglio. Che invece che copiare 4.000 link ogni volta, metterli nella bio, eccetera. Volete vedere questo? Swipe up, fatto. Oh, che bello. Fatti una stronzata che fino non si possa prima dei 10.000. Dove cazzo li trovo di 10.000? Li compro, cosa faccio? Creo altri, boh, 7.000 account fake. Inizio a seguirmi da solo. Quasi quasi potrei farlo. Uff, che male la mano ormai. Fanculo. Sì, questa live dopo la ricarico anche su Facebook, quasi quasi. Anzi, per adesso la staccherò fra poco. Quanto manca alla fine dell'album? Boh, manca ancora un po'. Ma no, 10 minuti, dai, ancora 10 minuti, poi stacco. Anche perché sono le 4, cazzo. Dopo, tra l'altro, devo disegnare tutte le rocce qua dietro. Tutte qui. Ci sarà. Mamma mia. Mamma mia. Perché? Perché mi odio così tanto? Disegnate in digitale, amici, non fate il mio errore.
Il numero uno è Inio Asano, che ho visto come fa a lavorare, è il numero uno lui. Gli sfondi di Inio Asano sono, li fa in maniera abbastanza geniale. E praticamente fa le foto, le passa dentro Photoshop, ci mette sopra il filtro, quello, mi ricordo come si chiama, posterizza, soglia, non mi ricordo, uno dei due. Poi le stampa, le ritocca un po'. Scansiona, ci metti i personaggi sopra. Ci metti i retini, fatto. Sbattimento quasi zero. Risultato assicurato, è il numero uno. È la tradizionale top, è abbastanza. È bello avere la tavola originale alla fine. Oh, mi piace anche il digitale, perché dà veramente libertà, boh, tipo totale, completa di esecuzione, di modifica con un costo di energia pari a zero. E quindi per quello mi piace parecchio. Poi se sei bombardato di idee tutto il giorno come me, è tipo uno strumento, cioè, fondamentale. Però la carta ha il suo fascino, c'è poco da fare. Infatti io sono due percorsi che sto cercando di portare avanti in simultanea. Faccio un certo tipo di cose in digitale, un altro su carta, così sono a posto. Però con una regola, ecco, con una regola. Quello che faccio in digitale devo essere capace anche di farlo su carta. Se no è barare un po'. E non, no. Cazzo, questi gli piacciono gli Anthrax, eh? Madonna. Adesso finisco la roccia qua sotto. Fare un bel lavoro dovrei anche contattare quelli di la marca di queste penne qui. Quasi quasi, sono tentato. E dirgli, oh, me le mandate un po' a casa, che ne compro su Amazon a quantità industriali. Io vi spammo se volete. Vi faccio pubblicità. Ve l'ho già fatta pubblicità, in verità. Dovrei, si potrebbe fare quasi quasi, così divento un influencer serio. Sai che quasi quasi, man, ci stavo pensando, è già qualche giorno che ce l'ho in testa quell'idea lì. Anche perché tu sai quante cazzo ne compro di ste penne. Le ho fatte comprare pure ad Armin. Dico, signori, come si chiamano? Mitsubishi, io uso queste penne qua per disegnare. Le mandate una fornitura, tipo un pallet di penne, per favore? Grazie. Nere, e basta, poi il resto non mi serve. Quasi quasi, perché sono tentato. È il nostro boomer, certo. Il nostro anziano. Allora adesso io devo guardare come cazzo ho disegnato quella roccia qua su nella copertina. Anzi, adesso vi faccio vedere anche la copertina, dai, che se magari qualcuno non l'ha vista, così vediamo anche un po' le differenze. Ohia, la mia schiena.
Eccomi qua. Vedi, questa è la copertina che ho fatto, questa qua l'ho disegnata in digitale su Photoshop e devo fare tutto il marchingegno adesso in tradizionale, giusto che sia. Mica la gente pazza mi chiede le commissioni a me, non la gente sana di testo. Infatti quando me l'hanno chiesto... Me la fai su carta? Io ah! Ci provo, si può fare. Infatti, da ieri sera che ci lavoro. Allora, la copertina dov'è? 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 Sul mio computer, dov'è? Qua. Vediamo un po' come ho disegnato la roccia qui. Allora, ci ho fatto il buco qua in mezzo. Ho fatto il buco qua in mezzo e basta. Molto easy, ok. Ora si fa easy easy. Hola, buongiorno. Come va? Tutto bene? Poi non so se fare anche qualche spruzzo magari con l'acrilico bianco sopra. Non lo so. Perché qua sopra mi piacerebbe scurirlo, in questa parte qua sopra. Non lo so, ci penso, ci penso. Allora, adesso devo fare tutte le rocce, quindi bocca al lupo a me. Vediamo un po'. Dove... No, prima intanto mi spessisco un attimo questa qua. Oppure adesso quasi quasi mi faccio assumere dalla Rai e faccio Art Attack 2. Boh, che bello sarebbe. Voglio essere il Giovanni Mucciaccia delle nuove generazioni. Allora. Vediamo un po'. Sarà molto lunga. Sarà estremamente lunga. Anche perché poi da fare anche dall'altra parte. Yeah. Che gioia. E comunque se tutto va bene, questa settimana arriva la prova di stampa di Kingzilla. L'ho ordinata oggi. Se tutto va bene la spediscono già domani. E spero vada tutto bene. Perché... Sentilo Godzilla, vai! C'ho i video salvati di Godzilla, perché bisogna. Se mi arriva metto le foto, facciamo l'unboxing magari. Basta, se no qua vado avanti per ancora 1000 anni in live. Amici, adesso vado a farmi un po' di merendina e poi vado avanti con la commission. E magari stasera o domani la posto finita. Più facile domani che la finisco. Oggi, secondo me oggi è ancora tutto di lavoro, però va bene. Te lo sposto qua.
Questo l'ha fatto Giada, la prima fan art ufficiale di Kingsill. Carissimi, vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio, vi ringrazio molto per la compagnia e ci becchiamo presto, molto presto. Magari anche poi quella di Rick e Morty farò una live, vediamo, vediamo, se mi danno il permesso la faccio. Assolutamente, adesso me le farò fare un fumetto a Giada, quasi quasi. Adesso mi invento qualcosa. È stato un super mega piacere, amici. Bella lì. Ciao, ragazzi, buona giornata.